Mister Maggi, in tutta sincerità, pensavi di pareggiarla questa partita? No. Verso la fine? Diciamo che ho pensato, oddio, le cose erano messe bene, quindi avevo pensato prima di vincerla e poi di perderla, quindi diciamo che alla fine forse il pareggio mi lascia tranquillo. Quindi probabilmente è stato un risultato giusto, non lo so. È stata una partita bella. Beh, bella per chi magari chi l'ha vista e brutta magari un po' di più per chi l'ha vissuta sempre fino all'ultimo secondo, però i ragazzi hanno lottato e fino all'ultimo secondo e abbiamo portato a casa un pareggio che per noi è molto importante, adesso a prescindere da come si era messa la partita, perché comunque un punto in casa della quinta, mi sembra loro siano quarta o quinta, per noi che siamo quarto ultimi diciamo che è un risultatone. Poi magari se uno va a analizzare la partita probabilmente meritavamo di vincerla, probabilmente meritavamo di perderla, perché loro sono un'ottima squadra, di conseguenza non pensavo che una squadra nuova, perché abbiamo cambiato molti elementi con soli pochi giorni di allenamento, potesse comunque esprimere un buon livello di gioco e una cattiveria agonistica così come l'hanno espressa fino all'ultimo. Abbiamo cercato di trasferirgliela da quando sono entrati nel Pentapomezia e probabilmente parte l'hanno assorbita e l'hanno messa in campo. Di conseguenza è un ottimo risultato comunque a prescindere. Quindi comunque questo è un primo mattone da mettere, insomma, per questo 2017 e magari pensare ad una risalita. Noi l'abbiamo fatto per pensare alla risalita, nel senso anche con i ragazzi che c'erano prima si poteva pensare a una risalita, però probabilmente noi non eravamo fatti per loro o loro non erano fatti per noi. Comunque quando c'è in un rapporto che si rompe non è mai colpa tutta di uno o tutta dell'altro, ci sono le percentuali, sinceramente non interessa vedere quali sono le percentuali, le strade sono separate, loro avranno un futuro da un'altra parte, noi abbiamo un futuro con altri giocatori, speriamo che sia un futuro roseo. Diciamo il primo mattone è un ottimo mattone, diciamo è abbastanza solido. Marcelletti poteva veramente finire in tutti i modi questa partita, però prendere gol all'ultimo secondo brucia. Sì, brucia un pochetto, però poi alla fine il risultato è quello più giusto, anche se giustamente noi ce l'avevamo in mano fino alla fine. No, è stata una bella partita, loro lo sapevo che si erano rinforzati, quindi non erano la squadra che ha fatto il girone d'andata, quella con quei 10 punti, 12, non me lo ricordo quanto. Avevano qualità, hanno un bravo allenatore che lo conosco molto bene e niente, c'è un po' di rammarico per quel recupero, perché poi alla fine è andato un recupero che non esiste, che non, secondo il regolamento non c'è più, quindi però lamentarsi dell'arbitro non mi piace. E ho visto una bella squadra, la nostra abbiamo giocato bene, abbiamo attaccato bene gli spazi, siamo stati in partita sempre cattivi, concentrati. E niente, che devo dire? La nota più positiva probabilmente è aver trovato soluzioni alternative a dei giudici, che insomma è un terminale offensivo sempre di riferimento. Sì, non mi piace mai parlare degli assenti, però certo Gianluca dei giudici è il nostro bomber, è il bomber del girone, averlo in campo fa sempre piacere. Però i ragazzi sono stati bravissimi, chi ha giocato al posto suo si è comportato benissimo, si sono applicati con la giusta concentrazione e la giusta voglia di fare bene. E c'eravamo riusciti. Però noi non ci piace fare le partite troppo facili, poi lei che ci segue se n'è accorto che qua in casa soprattutto abbiamo dei batticuori forti. Va bene, però dai, va bene, cioè prendiamo questo punto e continuiamo la nostra serie positiva.